Allora, sempre nello stand della Vivit, siamo in presenza adesso del titolare della cantina. Bressan Master Vinai di Fara di Sonzo. Una piccola cantina con una produzione? Piccola cantina da 20 ettari, una produzione di super nicchia, qualità e quantità non vanno d'accordo, produciamo circa 35 quintali di uva ettaro contro i 120 autorizzati da qualunque DOC. Perciò non ci, è lunghi invecchiamenti, sia dei bianchi sia dei rossi. Quanti tipi, tipologie di vini avete? Io dico troppe perché ero un po' la mania friulana, ne abbiamo 8 tipologie invece di essere focalizzate solo su qualcuna. Devo dire che mi sono focalizzato soprattutto su quelle che sono le tipologie autoctone friulane, come lo schioppettino, il pignolo e il verduzzo. La presenza qui al Vinitaly è il primo anno o sono già altri anni a cui avete partecipato? Ma saranno circa 20 anni che lo facciamo al Vinitaly. La scelta di essere al Vivit con mia moglie è quella dei vini naturali, non per moda, anche quella ormai è diventata una moda, è una filosofia di vita. Io dico che far vino non è un lavoro, ma bensì una filosofia, uno stile di vita. La vostra è una cantina visitabile, ha degli orari aperti al pubblico? È visitabile esclusivamente su appuntamento, visto che non abbiamo tempo, né io né anche mia moglie, in quanto dobbiamo lavorare in cantina, perché qui sono tutti belli, ma ci dimentichiamo che qua siamo tutti vestiti a festa, ma qualcuno deve andare in vigna. Per poter visionare la cantina, no? Voi avrete sicuramente un sito internet dove potervi accedere e così avere anche un'idea di quello che è la vostra realtà. E poi tramite il sito ci sarà sicuramente il numero di telefono per potervi raggiungere. Può dire il nome del sito internet? Sì, il nome del sito internet è www.bressanwines.com oppure .it, dove si può trovare tutti i recapiti telefonici, c'è anche un indirizzo email. Tutti i clienti non hanno difficoltà di trovarci, quindi ci scrivono e ci mettiamo d'accordo per un appuntamento, non ci sono problemi. Siamo sempre disponibili. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei, arrivederci.